Ok ragazzi, come di consueto, per questo periodo si va ancora in un'altra destinazione. E niente, i bambini sono qui, sono andato a prendere, siamo all'INPS, parcheggio, spesa fatta, pieno fatto, si parte. Saluto anche il ragazzo che ho incontrato all'INPS, che lavorava al Carrefour, gli ha detto che mi segue sul canale, un grande saluto e grazie. Del segui. Ok, allora direzione Orri di Uriezzo. Allora, siamo arrivati agli Orri di Uriezzo, più che Orri di Uriezzo è Marmite dei Giganti. E adesso ho trovato un parcheggio qui, ma vicino a un ristorante, però non so se è parcheggio, c'è scritto parcheggio camper, ma all'interno del ristorante. Questo prato qui non so se è parcheggio. Ci sono delle strisciate di macchine, ma non lo so. Vediamo. Sto mangiando una cosa veloce perché sono le 9 passate. Prosciutto XXL, e un po' di pane, yogurtino e niente. Poi porto fuori i cani che sono impazienti di spiscettare il territorio qua intorno, infatti frigna e niente, mangio e poi vado giù dai cani. Ah. Così si vede magari meglio. Comunque non so cosa sia, la centrale, questa qua forse dovrebbe essere la centrale, non lo so, poi vedrò domani mattina come si vede la mazza. Ah no, si vede qualcosa qua. Sembra cagata. Allora bisogna fare. Qui ci sono. Mi sa che ci sono caprioli, cose. Beh, no, le vacche non credo, le vacche, perché non fanno la cacca così le vacche. Vedremo cosa. Vedremo cosa riserverà. Parcheggio del ristorante camper. Non riesco a capire cosa voglia dire. Beh, io mi sono messo là. Buongiorno, oggi risveglio qua in questo parcheggio alle Marmitte Giganti vicino appunto al sentiero che porta su. Adesso non so se è di lì o di là, comunque poi vado a vedere. E niente, siamo qua in questo parcheggio e ho scoperto adesso che c'è un recintino con i cavalli. Stamattina portando fuori i cani, l'ho visto. Niente, ci sono le montagne innevate, si vedono appena appena da qui, poi ve le faccio vedere quando vado fuori. È un bellissimo paesaggio. Dai, faccio colazione e vi faccio vedere poi. Ci sono 19 gradi dentro, fuori fa freschino. Loro spesso abbiano tanto freddo, però. Guardate Vales come è messo. Colazioncino, volevo solo farvi vedere un po' il cagnolino, poi devo sistemare un po' che c'è tutto un casino in giro, ma. E niente, bella lì. Colazione, dai, con questa vista. Pollo alla birra. Un po' di aromi. Lo facciamo per mezzogiorno, perché ho un'ora buca adesso prima di andare a fare un giro. E niente. Mi è venuto in mente di fare questa cosa qua, visto che le avevo lì tre, le ho congelate, tre le ho fatte.
Questo è quello che vedevate illuminato ieri. Vedete, comunque ci sono bidoni dell'immondizia, vedete, raccolta differenziata. Questo è un bel parchetto. È il parcheggio del ristorante, in teoria, per quanto ho capito. E adesso andiamo a vedere i cavallini con loro e poi andiamo verso gli ordi. Guardate un po', guardate un po', è il tuo amico, stanotte vi siete visti, eh? Eccolo qua. Guarda come scodizzo, come scodizzo, che bello. Hai visto? Chi c'è qua? Eh? Ma cosa c'hai paura? Adesso lo accarezziamo. Sì, non ti fa niente. Vieni qua, guarda che bello. Guarda che bello. Quanti ce ne sono? Guardate un po' che bello, c'è una caparetta. L'asinello. L'asinello a trovarci. Hai visto? Oh, cosa c'è? Cosa c'è? Allora, gli ordini di durezza sono 25 minuti, premio 1 25, bacino 40. Crodo, Montevideo, ristorante campagna, e questa c'è la schedina. Vediamo dove andare. Mamma mia, fa un freddo, ragazzuoli, un freddo assurdo. Io penso che ci saranno 2 gradi o meno 2. Adesso facciamo il guado, divieto di transito. Vari cartelli di pericolo, siamo arrivati, qui c'è tutta la storia, eventualmente poi ve la metto in descrizione. Mamma mia, fa quasi paura, mi viene un vertigini. Vieni, muore, vieni, vieni. Spero di andare un po' più in giù a vedere, è uno spettacolo! Andiamo un po' più in giù a vedere. C'è una stradina che viene giù, siamo un po' più in giù, di lì c'è un'area tipo picnic. E adesso vediamo di fare una bella fotografia sotto qua, ma che bello! Ma no, bellissimo davvero! Dangerous, attenzione, facciamo attenzione, devo mettere questo qua. Ok, eccola qua, ah, che bello. Però ci sono bianchissime. Scendo anche un bel sole, è una magnifica giornata.
Io penso comunque che ora è una giornata bellissima e volevo dirvi che è bassa stagione, praticamente essendo Pasqua non fa freddo, la gente non... Infatti mi ha detto: cosa vai a fare agli orridi di Uriezzo che fa freddo? Fa freddo anche dove sono col camper, solo che così ho un altro tipo di veduta, diciamo, no? E quindi niente, adesso faccio le foto di rito e boh. Un chioschettino. Qua c'è un altro sentiero. Dove si va? Quell'altro laghetto che c'è là in fondo. Adesso andiamo a vedere anche di là. Ok, li ho liberati un attimo, che qua c'è la sabbia. Stavano già giocando come se fossero al mare. Questo è l'altro laghettino che si è formato, una cascata. Che bello. Comunque, vedi lì. Comunque c'è una schiumetta qua di detersivo che non mi piace. Vieni qua, Virus. C'è proprio schiuma di detersivo qua. Comunque merita, che roba. Che posto, ragazzi. Venite, le marmitte, le giganti a premia. Guardate queste rocce come sono bianche. Bianchissime. E penso che comunque si ingrossi così tanto il lago, perché qua ci sono il mare, sì, là il mare, il lago. Questo fiume, insomma, che si ingrossi, perché qua ci sono tutti i detriti. Vieni qua. Seguendo la strada per andare al rifugio, poi ho preso questo sentiero perché mi hanno tirato i cani. Guardate un po' cosa, un altro angolo nascosto di questo posto meraviglioso. Devi vedere dove metti i piedi, se no. Guardate che roba. Che spettacolo! Mamma che fatica! Che bello! Là sotto c'è il camper, lo vedi? Lo vediamo da qua. Se riesco a ingrandirvelo si vede il camper là in fondo, con una macchinina. Non è ancora arrivato il sole. Richieranno un po' con le batterie oggi, ma ho già fatto da mangiare stamattina. Abbiamo lo 78%, ce la faccio alla grande. E eventualmente, se vanno giù, accendo un po', cioè tanto c'è nessuno, ma non credo di averne bisogno. Cosciotti di pollo mi aspettano. Poi stasera magari mangio un piatto di riso, ho preso un pollo nero, quindi mamma, che posto. Al ritorno ci sarà la vallata illuminata, farò un'altra ripresina. Abbiamo una bella scalinata da fare. Oh, wow. Vabbè, andiamo in su. Ti vedo un cartello. Ah. Su, dai. Oh, isso. Vediamo il cartello cosa dice. Credo 20 minuti. In teoria qua dovrebbe esserci il rifugio tanto descritto. Avete i giganti, ben ampio.
fu una baitina. Il rifugio dovrebbe essere quello là. Si costeggia tutto qua, andiamo a vedere, lì c'è il cartello lì del proseguimento del sentiero. Forse sì. Sì, sarà quello là. O una casa quella là. Boh. Seguiamo il sentiero. Belle baitine. No, vieni qua. Non si va lì. Entrate. Guardate che bello. La casa qui è bellissima, così quel solarium lì, tanta roba, pazzesco, che bello, è fatta proprio bene. Un pezzettino di casa. Con la chiesa, cioè, hanno fatto una chiesa su qua, mamma mia. Andiamo. Sono descrizioni di dove sono le montagne. Ma è il lupacchiotto! Salve! Ah, che bello! Allora, il paese dove siamo stati adesso, il paesello lì è Crego. Crego, 778 metri, quarto d'ora da adesso, e comunque su quella scalinata qua arriva praticamente in una chiesetta, quella chiesetta che ti hai visto, che si congiunge con la strada che poi porta qua, c'è la macchina che poi porta direttamente giù a Premia. Tanta roba. E si va a Maglioggio. Ah, magari domani passiamo di lì, facciamo un giro di lì. Maglioggio quanto c'è? 55 minuti, 682 metri, si può anche fare. Vediamo, vediamo. O andiamo agli Ordi, facciamo... Giriamo un pochettino, tanto abbiamo... Oggi che abbiamo girato qua, domani e lunedì che è Pasquetta, facciamo i bei giretti, dai. No, ma che brutto vivere in camper. No, no, bruttissimo. Poi magari c'è gente che vive in roulotte. Ma oggi siamo qua. Oggi siamo qua. Ci sono un paio di macchinine. No, no, tanta roba. Facciamo una bella foto che c'è il sole. Assaggiamo questa cosa che ho fatto con la birra e un po' di spezie, un po' di aglio, un po' di... Mancava il sale, adesso io l'ho preso, poi prima voglio assaggiare se va bene, se ci sta, se no mi metto il sale. Il sapore è buono, manca un po' di sale, giustamente, non lo metto mai, però questo giro ci vuole. Un po' di sale. Un po' di sale dietro la schiena per scaramanzia. Grandi, buon appetito. Qui e qui. Adesso lascio aperto, mangio con
la vista montagna. Ok, riposino, tra virgolette, fuori, adesso sono dentro, tutte e due, adesso andiamo a farci un giro fuori qua. Sono passate bel 3 ore da quando siamo rientrati in camper e niente, si è un po' sfiancato, ho preso un po' di sole, così poi mi sono sciacquato, la barbetta e niente, adesso andiamo a farci un altro giretto. Sei venuti a ritrovare il tuo amichetto? Hai visto? Bravo, Vaides! No! Oh! In vendita questa casa qua! Addosso, guardate dove è saltato su, cioè è saltato su, ma c'è un dirupo assurdo qua, senza paura, giù giù, bravo. Questa è la centrale idroelettrica, alla fine, è più bella di sera comunque quando è illuminata. Quella è la casa in vendita vista dall'altro lato. Tutta diroccata, c'è il tetto bucato, le piante sul tetto, peccato. Comunque tanta roba qua. Un bel posticino. E niente, ci facciamo questi 2 giorni qua. / 3. C'è un po' di vento. In relax, in silenzio, perché alla fine adesso va via con le due macchine, non c'è nessuno. Sì, qualcuno al ristorante va, ho visto che magari, ma vabbè, io sono a casa lì, io sto a casa a mangiare, che cazzo me ne frega. Passiamo di qua, vediamo un po'. E è chiuso. Ti hai paura te? Hai paura della mucchina? Del suono, eh? Guarda i vitellini, che belli che sono, piccolini, hai visto? Che belli che sono. No, non ti fanno niente. Ragazzi, c'è un vento pazzesco, fuori fa freddissimo. Camper, c'è stato il sole e ci sono 26 gradi. Infatti si sta da Dio. Stiamo qua tranquilli finché fa caldo. E ci vediamo, ci beviamo un cafferino oppure una birretta. Va con la birretta. Bello. Un super mega nonno. Guardate che bello che è. È bellissimo. È lunghissimo anche.
È lunghissimo. Aveva proprio lo stesso rumore del nonno. E ho detto no, quando l'ho sentito arrivare. L'ho detto che la Pasquetta porta. Pasqua e Pasquetta portano gente. Guardate che bello quello. Un Westfalia tedesco. Dai. E niente, vediamo un po'. Ma perché dico sempre e niente? Guardate un po' che bello. Tanta roba. Ok, la giornata diciamo che è finita. 7 di sera, già cenato. E adesso ci mettiamo a vedere un bel filmetto. Mi guardo Megan. Me l'ha scaricato un mio amico, che lo ringrazio. Megan. E poi vediamo di scaricare anche la giornata di oggi. Ho visto degli amici che praticamente hanno perso dei dati sulla GoPro perché è andata in palla. Siccome ogni tanto si spegne, ogni tanto non riesci, devi tirare via la batteria, la devi rimettere, oppure che magari mi cancella qualcosa. Allora io ogni volta che ho su la giornata, o magari che riprendo due o tre, faccio due o tre riprese così, le scarico subito nel PC. Quindi se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, buona continuazione.